Nelle terre verdi e misteriose dei Frisi viveva Federico, un uomo dal cuore puro e dall'animo coraggioso. Figlio di un popolo antico e nipote di un re fiero, Federico fin da giovane aveva sentito nel cuore il richiamo di una missione più grande. Ordinato prete, si dedicava con passione all'insegnamento dei catecumeni, coloro che volevano conoscere la fede e abbracciare la luce. La sua saggezza e la sua bontà erano note in tutta la diocesi di Utrecht e quando il vescovo Rigfrido passò oltre, fu proprio Federico a essere scelto per guidare il popolo. Nonostante le difficoltà, egli affrontava ogni sfida con una fede incrollabile. Il suo compito più arduo era portare la parola di Dio ai Frisi, un popolo forte e orgoglioso, ancora legato alle antiche tradizioni. Federico non era solo in questa missione. Al suo fianco c'era un uomo straordinario, Odulfo, che divenne poi il suo biografo. Insieme viaggiavano per villaggi e campagne, parlando del nuovo messaggio di amore e speranza. La gente iniziava a vedere in Federico non solo un vescovo, ma un faro di luce in tempi bui. Il destino, però, aveva in serbo per Federico prove ancora più grandi. Chiamato alla corte dell'imperatore Ludovico, diventò un fidato consigliere. Ma la verità e la giustizia abitavano nel cuore di Federico e non poteva chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie. Fu così che osò sfidare apertamente Giuditta di Baviera, la seconda moglie dell'imperatore, denunciando i suoi costumi davanti a tutti. Un giorno, mentre celebrava la messa, il silenzio sacro fu spezzato da un atto vile. Sicari mandati da Giuditta lo colpirono a tradimento. Federico cadde, ma il suo spirito si elevò come una fiamma che nulla può spegnere. Per altri, però, il suo destino si compì nelle terre lontane di Walcheren, dove i pagani, irritati dalla sua missione, misero fine alla sua vita. In entrambi i casi, Federico trovò la sua gloria, diventando un martire venerato da tutti. Le sue ultime parole risuonarono come un eco d'amore e perdono, e la sua memoria rimase per sempre impressa nel cuore dei suoi fedeli. Federico, il vescovo martire, continuò a vivere nelle preghiere e nei racconti di chi aveva visto in lui un faro di speranza. Le sue azioni, la sua fede e il suo sacrificio divennero un esempio eterno di coraggio e devozione. E così, attraverso i secoli, la sua storia risplende ancora, ricordandoci che la vera luce non si spegne mai. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.